Buongiorno, rieccoci. Parlo ad alta voce, avvicino lo smartphone per evitare che si sentano le voci del pranzo organizzato dalla direzione comunicazione del Milan con tutti i giornalisti che seguono il Milan nell'immediata vigilia di Milan-Liverpool, ma non solo, perché vedete alle mie spalle il bistrò di Casa Milan, il suo marchio. Da oggi il bistrò di Casa Milan cambia gestione e passa sotto la gestione di Iper la Grande I, nell'ambito delle iniziative a 360 gradi del 125esimo anniversario del Milan. Per cui prima di una partita casalinga c'è stato questo ritrovo, i giornalisti sono ancora a tavola al momento del caffè e io ho colto l'occasione per fare con qualche rumore di fondo, sperando che non sovrasti, la riflessione di fine pranzo. Stasera è dura, c'è Franco Ordine che la vede male, quindi insomma ci ha ricordato che, come faceva Fra Girolamo Savonarola, che insomma dobbiamo spirare, non la dico soft e non la dico cruda come andrebbe detta, e vedremo quello che succederà. Alcuni temi mi hanno dato lo spunto per fare qualche riflessione qui, anche di mercato. Prima di parlare di mercato, però, i circa 61.000 di stasera, è emersa un po' la cifra finale dei tifosi che saranno presenti questa sera a Milan-Liverpool, fra i 60 e i 61.000. E molti si sono chiesti come mai per una grande sfida come Milan-Liverpool non ci sono i consueti 70.000, 71.000, 72.000. Chi ha detto per i prezzi dei biglietti troppo alti? Chi ha detto invece per una certa desuetudine, un certo scoramento dei tifosi per l'inizio di stagione piuttosto incerto e piuttosto controverso da parte della nostra squadra? Io ricette in tasca non ne ho, mi sembra di poter dire che se ci fosse tutta questa disaffezione probabilmente non ci sarebbero stati nemmeno gli oltre 71.000 di Milan-Venezia, perché comunque arrivavi a botta calda, due settimane di sosta, arrivavi da due punti in tre partite, la partita col Venezia non era di grande appeal, lì magari poteva esserci il calo, fosse stata solo disaffezione, fosse stata solo diciamo una presa di posizione negativa da parte del pubblico, un sentiment negativo da parte del pubblico. Invece i 71.000 di Milan Venezia ci sono stati tutti, per cui cosa succede questa sera? Succede che mi dicono siamo a metà settembre, tante spese, si rientra dalle vacanze, insomma i prezzi per la Champions League sono mediamente alti, non stanno applaudendo me, tranquilli, stanno applaudendo, c'è un po' di, vedete, vi faccio un po' di scenario, non stanno applaudendo me, sono semplicemente a fine pranzo, c'è un po' di serenità di fine pranzo, sperando che la partita di stasera non ponga fine a questo clima. Anche se stasera resta durissima e lo sappiamo tutti perfettamente, indipendentemente dal ritrovo odierno. Diciamo quindi che i prezzi alti che ci sono mediamente in Champions League, perché qui passa che i prezzi alti li faccia solo il Milan, i prezzi sono alti allo stadio il calcio di oggi, e secondo me si inizia a giocare tanto, si inizia a giocare troppo anche negli stadi, non soltanto davanti alla TV, non soltanto per i prezzi degli abbonamenti TV. Quindi da questo punto di vista credo che insomma si paghi un po' pegno il martedì sera, settimana lavorativa, si paghi un po' pegno a 360 gradi anche alla enorme offerta calcistica che c'è anche negli stadi e non soltanto in TV. Però è chiaro che ogni ipotesi è buona e ognuno naturalmente è libero, mancherebbe altro, come sempre su ogni cosa, di pensarla come meglio crede. Mercato, un tema di discussione è Adrien Rabiot. Io, l'avrete capito fra le righe, è da giugno, non mi sono mai tirato indietro, non mi nascondo dietro un dito, l'avrei gradito tanto 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 Adrien Rabiot, l'avrei gradito per esperienza, per fisicità, per capacità di reggere le sorti di una partita ad alto livello, insomma la personalità di Adrien Rabiot avrebbe fatto molto comodo. È andato a Marsiglia, dice, ma come mai è andato a Marsiglia con un ingaggio relativamente basso e non è venuto al Milan? Diciamo intanto che l'ingaggio che percepisce a Marsiglia è più basso anche di quella che
era trapelata come l'offerta della Juventus di fine campionato, e cioè 7 milioni e mezzo di euro. Quindi non necessariamente deve andarci sempre di mezzo il Milan. Credo che il tema sia più collegabile alla Juventus, che è la squadra dalla quale proviene Rabiot, piuttosto che il Milan, che è la squadra nella quale non andrà mai Rabiot. Però diciamo che il contratto di Rabiot è strutturato attorno a 5 milioni di euro l'anno più un bonus importante alla firma. Dice: potevi farlo tu dopo l'infortunio di Bennacer. Sì, teniamo conto che Rabiot non avrebbe comunque giocato la Champions League, e che comunque la linea della società è quella di non tappare, di non tarpare le ali dei giovani. Era un po' il ragionamento che si fece nel gennaio 2022: prendi un centrale. Il Milan si tenne Kalulu e Gabbia, che avevano 2 anni in meno di oggi, e poi arrivò lo scudetto. Ora, quindi, va tutto bene, dite voi? Deve andare tutto bene, perché dobbiamo far bene la stagione uguale. Io personalmente, nel mio piccolo, chiacchierando con ciascuno di voi davanti alla macchinetta del caffè, ho fatto il tifo per l'arrivo di Rabiot, ma evidentemente non ci sono state le condizioni. Io credo che dopo la fine del mercato, accortosi dell'emergenza della situazione, sia stato un po' il CT francese di Didier Deschamps a forzare Rabiot, dicendogli: guarda che per essere convocato in nazionale devi giocare nella squadra di club. E allora a quel punto Rabiot si è dirottato su Marsiglia, convinto dal progetto tecnico di De Zerbi, da altri dirigenti, da altri compagni, anche per rimanere nel campionato francese, per essere maggiormente, più strettamente visionato da Deschamps. Almeno questo è quello che circolava qui. Ancora mercato: Davis Vasquez. Si parla molto di Davis Vasquez, il giallo Davis Vasquez, ma cosa ha fatto il Milan con Davis Vasquez? Davis Vasquez è un portiere di 26 anni che fino alla scorsa stagione non aveva, mi perdonerà Davis, il portiere colombiano, raggiunto alte vette di rendimento. Per cui diciamo che quando Davis Vasquez è andato a Empoli, la sensa, perché altrimenti le operazioni non si fanno, se tu chiedi 10 milioni di euro per Davis Vasquez, difficilmente Davis Vasquez a 26 anni, con una carriera che sembra ormai contrassegnata, c'è un club che te lo prende. Quindi lui va a Empoli per 900.000 euro, circa 1 milione, con il 10% sulla futura rivendita. Questa è la situazione. E ma come? Dal momento che Davis Vasquez ha fatto delle ottime prestazioni a inizio campionato, allora scatta un po' subito il risentimento, il processo al Milan. Che cosa ha fatto? Perché non ha venduto Davis Vasquez a un prezzo più alto? Perché nessuno poteva avere la sfera di cristallo, perché fino alla scorsa stagione Davis Vasquez non aveva diciamo abbagliato nessuno, e perché dal punto di vista delle cifre, dal punto di vista della compatibilità economica, un'operazione con un club dello standing economico lodevolissimo dell'Empoli doveva essere fatta a cifre ragionevoli per tutti. Quindi vedremo poi se la traiettoria di Vasquez proseguirà in questo campionato nel corso della sua carriera. In ogni caso, 900.000 euro più di riscatto, che presumibilmente verrà operato dall'Empoli, più un 10% per la futura rivendita. Staremo a vedere. Su alcuni giocatori come Daniel Maldini e Brescianini è stato praticato il 50%, su Brescianini c'è già stato un incasso notevole, vedremo per quanto riguarda il resto. A più tardi, ci vediamo, ci sentiamo subito dopo la fine di Milan-Liverpool.